Sotto casa mia c'è una giostra per i cani, una tintoria con le foto dei marziani, una balena tutta colorata, una sirena con tre figli va a fare la spesa. Dove sono nato non c'è il cielo, non c'è redenzione. Dove sono nato non c'è il cielo, neanche una stagione. Ai margini di una città corrotta, soltanto la domenica mattina, un campo, la partita di pallone. La chiesa dove non si prega più, non si prega più un signore. E sotto casa mia, quante facce, strane storie sotto casa mia, ogni tanto sboccia un fiore. È Alessandro Dorazzi, ma io ti conosco, vieni qua! Raggiungimi subito, intanto voglio dire ai nostri spettatori che è un musicista classe 74, musicista fin dalla culla, come stai? Ciao, che un piacere. Cantautore, che bello rivederti. Noi ci anche conosciamo da tantissimo tempo . E questa canzone che hai accennato qui, chitarra e voce, parla proprio del quartiere in cui tu sei nato, un quartiere un po' difficile, San dove Basilio, vivo, dove vivi ancora. Allora dici un po', raccontaci. Allora, diciamo che questa canzone fa parte di un lavoro che io ho chiamato Itaca, che è un disco che raccoglie 12 canzoni e sono 12 personaggi. In realtà questa canzone apre proprio questo lavoro. E qui io racconto tutte la piazza, racconto la balena, che è questa fontana che sta al centro della piazza, è l'unica balena al mondo che non ha acqua intorno, quindi è rimasta da sola, poverina, e lì succedono tante cose, tante storie. E sono i luoghi della tua infanzia. Sono i luoghi della mia infanzia, della mia giovinezza, sicuramente. Senti, qualche tempo fa, quando eri più pischello, se ti avessimo chiesto che sogno avessi nel cassetto, che cosa ci avresti raccontato? Beh, sicuramente sognavo il grande successo, un Sanremo, magari dei grandi palchi, che più o meno ci sono stati, ma non erano... sono arrivato a un certo punto. Ecco, tu l'hai quasi sfiorato. Io ho sfiorato il grande successo, sì. E avrei voluto veramente fare quel salto di qualità, ma sono arrivato veramente a un millimetro, perché sono arrivato sul palco dell'Ariston a fare l'ultima selezione prima del festival e non sono passato, non mi hanno preso. E da lì è entrata un po' una crisi. È iniziata una nuova fase della tua vita. Sei tornato in quei luoghi da cui non sei mai andato via. Esatto, però ci sono tornato con la testa. Perché sono luoghi difficili in cui vivere, dove è difficile tirare fuori la testa appunto da una realtà impegnativa? Beh, sicuramente la periferia ha una storia particolare, perché soprattutto questa periferia, perché noi ci sentiamo un po' ai margini, come dico nella canzone, di una città che è molto grande, perché e anche questa periferia è molto grande, è quasi una città nella città, dove accadono delle cose, insomma, succedono cose belle e cose brutte. Ovviamente poi nei giornali di cronaca soprattutto vengono enfatizzate quelle brutte. In realtà poi ci sono tantissime altre realtà e persone meravigliose che attraverso l'associazionismo, attraverso il volontariato fanno tante cose belle. E comunque il posto, il luogo in sé per sé, questa mia periferia, è molto bella anche a livello urbanistico. Cioè noi da ragazzini, insomma, giocavamo a pallone nei lotti, insomma, e siamo cresciuti lì. E sicuramente vedevamo a un metro le cose brutte, ma i nostri genitori, anche il retaggio, no, delle nostre famiglie, insomma, cerca di evitare, di non stare in strada, perché comunque la strada è molto pericolosa. Insomma, la strada è un bacino d'utenza per chi, insomma, se ne vuole approfittare. E dopo essere stato appunto quasi al traguardo di questo successo tanto sperato, tornare indietro lì? Lì è successo qualcosa di inspiegabile. Ho, diciamo, messo al servizio della mia comunità qualcosa che sapevo fare bene, cioè fare la musica. Quindi il tuo talento. Il mio talento. E quindi ho iniziato a insegnare ai ragazzini piccoli come si suona la chitarra, come si suona il pianoforte, come si suona la fisarmonica, così, quasi per gioco.
non lo so che mi ha preso, mi hanno offerto in un'associazione del posto, mi ho detto ma tu andrebbe di fare, io non ci avevo mai pensato a sta cosa, non... questa cosa più piccola mi dava una gioia immensa, cioè mi sono reso conto che effettivamente negli occhi di questi ragazzini, cioè di avere intanto un carisma nei confronti dei ragazzi, e vedevo che soprattutto in quel luogo dove non c'era assolutamente niente di simile era successa una cosa magnifica, cioè si incontravano le persone. Quindi i ragazzi venivano da me, avevo creato un certo centro di aggregazione, capito? Dove comunque i ragazzi, le famiglie, le mamme, i papà si incontravano e nasceva qualcosa. Quindi questa cosa qui, diciamo, mi ha un po' risvegliato dal torpore di quella sconfitta, no? E mi ha dato una nuova linfa vitale, come se fosse stata una seconda possibilità che poi mi ha portato dove poi sono oggi con la realizzazione della scuola di musica sotto i raggi del Sol, che si trova proprio nel mio quartiere e dove oggi ho tantissimi ragazzi che fanno tutti i tipi di strumento. E un sogno si sta realizzando e sta migliorando, se vogliamo, il mondo intorno a te. Con le cose che ci racconti è indubbiamente così. È vero. Allora, io vorrei che tu rimanessi ancora qui con noi, perché è bello quello che ci racconti, ma soprattutto perché vorrei dedicarti una canzone che eseguirà la nostra Sara Loreni, che è una canzone famosissima, che conosci, degli Eurythmics, che parla di dolci sogni. In realtà è una canzone pessimista che fotografa l'uomo moderno che non riesce più a sognare davvero. Sweet Dreams, Sara Loreni. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I traveled the world and seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Ooh. 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 Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and seven seas. For something, some of them want to use you, some of them want to get used by you, some of them want to abuse you, some of them want to be abused. Anche bravissima Sara. Anche ascoltando questa canzone mi viene in mente che spesso i giovani, pur di avere qualcosa da sognare, si procurano dei sogni fasulli con la droga, per esempio, no? E questo, per esempio, a San Basilio è un problema. Quanti ragazzi, anche grazie alla musica, si sono salvati? Si sono salvati. Qualcuno, soprattutto un ragazzo che adesso sto seguendo, che è diventato un talento, un cantante bravissimo, ha avuto delle esperienze, non dico di spaccio, però di uso di sostanze stupefacenti, e quindi l'abbiamo recuperato proprio in fase di corsa. Aveva 18 anni, adesso ce n'ha 21, ed è un ragazzo che ha trovato attraverso la musica la sua strada. Cioè, noi dobbiamo lanciare, come se fosse un semino di una pianta, una scintilla negli occhi di questi ragazzi. Dobbiamo fargli scoprire che il loro mondo non è là intorno, no? Ma basta guardare oltre, capito? Cioè, loro non vedono mai. Noi siamo stati nelle scuole e gli abbiamo portato degli strumenti che non avrebbero mai visto, no? Un corno. Una volta è venuto un maestro con un corno e abbiamo fatto suonare questo strumento, ci avevano gli occhi di fuori. Anche ragazzi che io vedo che stanno per strada, che magari fanno altro, dicono, ma esiste questa cosa? È vera, è reale, quindi bisogna fargliela vedere. Se loro la vedono e la toccano, allora possono cambiare strada, capito? Magari appassionarsi. Quindi che più bello cose, questo capito? Entusiasmo che hai negli occhi è molto più genuino, bello e coinvolgente dell'entusiasmo che avevamo pur inseguendo i sogni
quando è volevi vero, diventare poi famoso. Molte volte quei sogni là sono un po' fasulli. Sono un po' fasulli. Rimani ancora un pochino con noi perché adesso devo annunciare la pubblicità. Il nostro viaggio continua, il viaggio tra coloro che sanno guardare oltre, come diceva appunto Alessandro. Abbiamo appena iniziato, continuiamo tra poco, dopo la pubblicità.